hanno all'omologazione dalla banalità l'agricoltura prima di tutto e poi la tradizione. Sa proprio di un ritorno alla terra l'approccio che i curatori della prima guida dedicata al vino realizzata da Slow Food stanno avendo nei confronti della produzione vitivinicola del nostro bel paese. Si avverte il desiderio di una viticoltura più etica e trasparente, frutto di una maggiore attenzione del consumatore anche ai temi ambientali. Un lavoro innovativo, spiegano i responsabili del progetto, che abbandona i punteggi a favore della storia, delle persone, dell'onestà intellettuale. Così si sta presentando dunque al pubblico Slow Wine, Uomini, Vigne e Vini in Italia 2011. Ne abbiamo parlato con il presidente di Slow Food Italia e con uno dei due curatori all'appuntamento di Avellino del 4 dicembre scorso. Siamo partiti dal fatto che dopo 20 e più anni di nostra esperienza in mondo del vino e anche di esperienza con un'altra guida enologica che facevamo in coedizione, ehm, sentivamo bisogno di ripartire da zero, nel senso di cancellare eh, tutto il fardello che ci portavamo dietro eh, di, 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 di storia per ehm, guardare all'attualità, guardare al futuro e Forti dell'esperienza costruita, della nostra memoria, però, costruire un progetto che fosse proiettato nel domani. Questo è stato, diciamo, il motivo ispiratore. Poi, dopo, naturalmente, la lettura del tutto l'abbiamo fatta con gli occhi di terra madre, cioè di questo nostro grande incontro con le comunità del cibo che ci fa guardare veramente a tutto quanto in maniera diversa rispetto a prima. Non erano più attuali dunque i punteggi, come è stato sottolineato, non più attuali perlomeno rispetto alla filosofia d'approccio che volevate avere. Esatto, noi non è che contestiamo in assoluto il punteggio chi, o chi usa il punteggio, semplicemente sentivamo il bisogno di liberarci di, di quel fardello, appunto, come dicevo prima, ehm, rispetto all'esigenza di ampliare la narrazione, rispetto all'esigenza di far emergere... Oltre alla qualità del vino, che rimane sempre fondamentale, anche il territorio, gli uomini, le loro storie, ehm, i vitigni, ehm, le, i, i contesti sociali, culturali, ambientali in cui, in cui un vino nasce. Direi quasi quel di più, perfino oltre il vino, che però serve perché un vino abbia un certo gusto, abbia certe caratteristiche e sia quindi interessante. Riportare l'agricoltura eh, al centro, quindi dargli eh, nuovamente l'importanza che, che, dov che dovrebbe avere, eh, è una cosa assolutamente lodevole, ma crede che poi nella pratica davvero eh, sia una cosa, come dire, pratica possibile? Io non so se sarà una cosa possibile, dico che è una cosa necessaria però perché... Ehm, fin tanto che mangiamo tutti due o tre volte al giorno per campare, fin tanto che comunque sia i nostri prodotti all'origine sono in agricoltura, poi dopo possono essere mangiati così come li cogliamo in natura o possono essere enormemente trasformati a livello, a livello industriale, eccetera. Ma ciò non di meno all'origine c'è un prodotto agricolo. Ecco, fin tanto che non possiamo fare a meno di quello l'agricoltura è già al centro della nostra vita. Semplicemente il fatto che abbiamo volto lo sguardo da un'altra parte, non facciamo più attenzione e, e in questa distrazione abbiamo perso enormemente di valore, eh, ne, ne paghiamo le conseguenze in termini ambientali e della nostra salute. Wine fonda tutto il proprio lavoro eh, sulla visita alle aziende. Eh, siamo l'unica guida italiana penso al mondo che ha deciso di visitare tutte le aziende prima di inserirle in guida quindi non si fa solo un lavoro di recepimento di campioni degustazione che anche noi facciamo importantissimo che fanno tutte le guide ma a Monte andiamo nelle aziende le visitiamo incontriamo i produttori ci passiamo 2, 3, 4, 5 ore eh, rompiamo magari un po' le scatole no però sono molto felici e alla fine eh, degustiamo i vini quindi Primo momento di conoscenza, di camminare nelle vigne, di vedere le, le strutture produttive e poi di degustazione. Ecco, un momento, cioè già, già si parla di successo rispetto alle vendite della guida, dunque rispetto a coloro i quali poi saranno i fruitori della stessa. Ma in che modo le aziende hanno così recepito questo modo di approcciare? Beh, allora, le aziende sono state molto felici quando abbiamo proposto il progetto di andarla a visitare, sicuramente questo per loro le ha riempite anche di curiosità di, e, e anche di, di interesse verso la pubblicazione. Eh, secondo me l'importanza della guida verrà percepita in base al, a quello che i consumatori decreteranno poi del successo della, della pubblicazione, Quindi, eh, sarà anche un ritorno di immagine per i produttori. All'inizio sicuramente molto felici per le visite e poi, giustamente essendo persone pratiche i produttori, essendo contadini, eh, vedranno i frutti poi con, eh, quando la guida comincerà a essere utilizzata a coordinare il grande lavoro svolto dai collaboratori di Slow Wine in Campania, Basilicata e Puglia il giornalista Luciano Pignataro, che con orgoglio sottolinea quanto il Sud stia crescendo in termini di qualità e di presenza. Abbiamo fatto complessivamente più di 150 visite, abbiamo fatto ripetuti assaggi, abbiamo fatto delle belle selezioni regionali e alla fine credo che il peso specifico di queste tre regioni che sono molto interessanti per Slow Food, perché ricche di biodiversità sia uh, sotto gli occhi di tutti. Mm, credo che non uh, sia mh, una delle manifestazioni editoriali meglio riuscite, mai così la Campania, la Basilicata e la stessa Calabria erano state così ben rappresentate in passato probabilmente anche perché eh, cresce la qualità comunque di queste tre regioni che effettivamente si stanno affacciando in maniera nuova e sempre più importante alla viticoltura italiana. Cresce la qualità e cresce soprattutto la capacità di rappresentare la biodiversità, la differenza. Non sono forse i vini più buoni del mondo, sono però vini che si ricordano e oggi nel mercato globale è importante questo. Noi critichiamo ehm, chi pensa che per eh, uscire da questa crisi bisogna banalizzare il proprio lavoro e omologarlo. Noi pensiamo che si esce da questa crisi con un grande lavoro di artigianato e questo è il senso profondo della, della novità Slow Wine. Eh, per fare un paragone nel mondo del tessile se di fronte ai costi bassi che vengono dall'estremo oriente o si diventa dei bravi sarti oppure si rischia di sparire e questo è quello che devono fare i produttori eh, della viticoltura ma anche dell'agricoltura campana e meridionale senza voler banalizzare ma chi è entrato in guida? Da che punto di vista ti è entrato in guida? Quali aziende sono eh, riuscite a catturare l'attenzione e anche la vostra filosofia? Bah, innanzitutto, aziende che avevano una storia da raccontare, storia di tradizione produttiva e anche storia personale, sono tanti coloro che eh, cambiano la propria vita e si dedicano all'agricoltura e alla viticoltura. E poi, soprattutto, le aziende oneste cioè quelle là che eh, dicono quello che fanno, e non inventano troppe storielle e non sono preoccupate troppo da fare un bel deplian, quanto piuttosto da fare dei buoni vini. così i produttori nominati in guida e non che hanno preso parte alla presentazione avellinese, abbiamo provato a raccogliere considerazioni e commenti. Abbiamo visto l'impostazione della guida che è favolosa perché fa capire al lettore quello che c'è dietro ad un vino. I volti, soprattutto il territorio. E le persone che si impegnano a fare, fare vino e sappiamo che dire vino significa cultura e eh, caratteristiche di un territorio. Se dico Slow Wine, è una bellissima esperienza. Uh, slow Wine, è forse è la prima volta che uh, uh, abbiamo una guida, uh, cioè sicuramente è la prima volta che abbiamo una guida descrittiva, cioè una guida. Eh, realizzata attraverso eh, visite eh, effettive del territorio e delle nostre aziende. Quindi mh, molto soddisfatti e mh, orgogliosi, tra l'altro, di essere entrati a far parte di, mh, di questa guida. Se dico slow wine. Slow wine per me ecco, rappresenta il territorio, rappresenta quello per cui io da dieci anni porto avanti, insomma... Questa vecchia cantina del nonno, perché io per campare faccio l'architetto e poi dopo i 40 anni mi ha colpito, diciamo, questa passione per il vino, per le radici, per la mia terra. In Lucano, allora, un brindisi a Slow Wine. Allora, viva Slow Wine, viva in Lucano. Ah, in Rapollese, allora, ecco, perché io sono di Rapolla. Allora... Vivo Slow Wine e andiamo avanti per questa strada che è la via che ci, porta, che ci, porti, ci porterà avanti e ci porterà a farci conoscere in tutto il mondo. Diciamo. Però questo era italiano. Era italiano, <ride> beh io un po' il dialetto, che, perché io un po' vivo a Roma, un po' ecco, vivo nella mia terra, diciamo, quindi ho dimenticato. Ciao, saluti a tutti, arrivederci al prossimo anno, ci auguriamo con, sempre con dei vini ottimi, grandi. A Slow Wine.